Solidalmente è un'associazione che esiste sul territorio ormai da tanti anni e da tanti anni si prodiga per l'integrazione e l'inclusione sociale. Abbiamo tanti giovani diversamente abili e quindi abbiamo, come associazione, abbiamo puntato tantissimo sullo sport, perché lo sport è vita, ma lo sport è gioia e divertimento, ma è integrazione. Proprio per questo nasce Sportivamente, l'associazione Sportivamente, con la quale appunto si punta a tantissime discipline sportive, non soltanto la pallacanestro, che comunque ormai da anni ci è vicini, la loro sensibilità, Nicola Basciano, i ragazzi della squadra, molto sensibili, ma anche altre discipline sportive che permettono appunto ai nostri giovani, ai nostri ragazzi di comunicare, di fare squadra, di fare gruppo. Molto spesso alcune patologie molto importanti, anche gravi, ritardi mentali, non danno la possibilità di comunicare, e allora non danno inficio nel linguaggio, e allora con lo sport questo è possibile. Lo sport è comunicazione, lo sport è integrazione, quello che noi ci prefiggiamo ormai da sempre. Il linguaggio dello sport è quello più vicino ai nostri ragazzi, quello che li accomuna, quello che ci permette di vivere l'esperienza scolastica ed extrascolastica come in questa giornata, nell'unità, al di là delle barriere di tipo sociale, al di là delle barriere di tipo culturale. Non dobbiamo dimenticare che non tutta la popolazione scolastica appartiene ad un background socio-familiare di provenienza che consente loro di affrontare l'impegno di uno sport nel pomeriggio. E quindi gli obiettivi di Un Canestro per Tutti sono assolutamente condivisi da noi scuole, non solo per l'inclusione scolastica degli alunni in situazione di disabilità, ma anche per abbattere quelle barriere che a volte creano proprio un divario, ecco, dal punto di vista sociale, perché lo sport è anche cultura e aggregazione e ci permette di vivere esperienze uniche. Un ringraziamento enorme all'associazione Solidalmente, il progetto di grande valenza. La scuola è stata felicissima di partecipare e aderire a questa iniziativa, perché sarà un grandissimo privilegio per i nostri bambini giocare in palestra, giocare a palazzetto, incontrare i ragazzi della prima squadra della Pallacanestro Trapani. Quindi è un'iniziativa lodevole, speriamo che nel tempo possa continuare a realizzarsi. Grazie ancora all'associazione e alla Pallacanestro Trapani.